Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento giornaliero con Farming Simulator 22. E ragazzi, oggi c'è il mitico Totò, ragazzi, evviva Totò, evviva Totò, e facciamo un grande applauso. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici del canale, amici ed amiche, sostenitori e sostenitrici, ma soprattutto coloro che si iscrivono al canale quando sono in replica. Hi everyone, welcome to the stream. I want to say thank you so much, first of all, to my moderators, to the friends of the channel, and to people that follows the channel while I am offline. Thank you. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du jour avec Farming Simulator 22. Je veux dire merci premièrement à tous les amis, les modérateurs, les modératrices, les amis et surtout a tutte le persone che sostengono il canale. Allora ragazzuoli, oggi ci troviamo nel mese di giugno. Andiamo a dare un'occhiatina al da farsi. Morino, sì, ho avuto da fare un po' di cosucce e quindi non ho potuto anticipare, non sono potuto entrare in orario. Allora, spero che sia stabile la live. Facciamo un applauso a Morino. Allora, vediamo se ho insegnato qualcosa al bot. Ah, ai ai ai. Qui non ha salutato a Morino. Allora ragazzi, facciamo così. Ecco qua. Eccoci qua. Allora, approfitto anche per ringraziare tutti coloro, insomma, che sostengono il canale. Salutiamo anche il mitico Aleasso. Allora gli facciamo anche lo shout out a lui, naturalmente. Eccolo qua. Allora vediamo se il bot risponde. No, il bot non risponde. Vabbè, questo bot gli devo far fare un po' la bot. Allora ragazzi, andiamo a dare un'occhiatina intanto ai campi, perché dovremmo avere un campo pronto per la raccolta. Esatto. Allora, dovremmo avere un campo pronto. Vediamo un po' qual è. Dovrebbe essere, se non ricordo male, quello nell'area dove Peppino, l'ultima volta che ha fatto i suoi acquisti, ha acquistato il tutto. Ok, Morino, ci becchiamo da te sicuramente in the pomeriggio. Tu fino a che ora sei in live? Così mi organizzo un pochettino. Allora, questo è frumento. Yeah. Fumenden. Oppola. Allora, facciamo così lo switch veloce. Eccoci qua. Ecco il campetto. Ok, Morin, allora se riesco, insomma, cercherò di passare anche a salutare tua. Mi raccomando, amici ed amiche che seguite
questo canale, ovviamente vi invito a seguire anche il canale del mitico Morino, che adesso vi vado a mettere in descrizione. Mi raccomando, andate a seguire anche il suo canale YouTube, non fate via col Radio Dab. Mi raccomando, e tuts, ovviamente, come dico sempre, mi raccomando, supportate i vostri streamer preferiti e se potete naturalmente aiutateli. Come? Per chi ha i canali YouTube, lasciare un bel like e seguire il canale, così come anche su Twitch, insomma, sostenete, ovviamente se volete sostenere il mio barra nostro canale, ma ovviamente fatelo con tutti quelli che ovviamente diciamo così vi garbano. Allora, detto questo ragazzi, adesso andiamo subito a trebbiare il campetto di là. Ovviamente mi stavo dimenticando di ringraziare naturalmente la mamma di Aleasso, Ale Gracia, per le icone degli abbonati. E potrebbero sembrare banali icone, ma in realtà non lo sono, ecco. E mi riferisco anche a quelle lì degli abbonati. E per chi lo sa, per chi non lo sapesse, il sole è fondamentale, diciamo così, per la vita, e quindi quel sole ha un significato molto più profondo di quello che può sembrare, e soprattutto molto meno banale di come può sembrare, ed è, diciamo così, rappresenta la vita. E ovviamente salutiamo anche Ita2165, che abbiamo fatto la rima, e salutiamo anche Leonardo da Vinci, il nostro mitico Leopoldo, la nostra mascotte e i ragazzuoli. Come sempre ringrazio ancora una volta tutti coloro che si iscrivono al canale quando sono offline. Thank you. Oh via. Hopla. Ok Morino, mi sa che forse è l'application qua, mi sa che ho alzato leggermente la risoluzione, e quindi non so se il problema è mio o se è un problema del browser, perché ora a me laghiccia. Se vedo che si laghiccia, ovviamente. Allora, Bitrate mi dice che è ottimo. Vabbè, allora, ovviamente questa è una diretta sperimentale, quindi sperando che ovviamente le cose vadano per il meglio. Allora, qua ovviamente devo raccogliere la paglia, perché devo appunto abilitando una paglia, devo preparare la paglia, quella che deve essere messa naturalmente nelle lettiere delle mucche. Oh. Ok Morino, ci becchiamo da te. Poi ci sono uscite un paio di mod interessanti. Quella mod che mi hai messo tu nel link è la DLC. Grazie. Pare che esca a giugno, ho letto. Quindi ovviamente grazie al mitico Morino che mi ha avvisato di questa cosa, naturalmente vi facciamo un altro applauso, e mi raccomando, se non lo fate, vi invito a seguire il suo canale. Oh yes, e tuzzi. Applausi. E naturalmente salutiamo DJ Sassi e Stefanetto, i mitici moderatori del canale di Morino. Ma ovviamente, come faccio sempre, come mia abitudine, ringrazio tutti i moderatori di tutti i canali, perché se un canale funziona bene e soprattutto le persone decidono di restare, è perché oltre alla bravura dello streamer ci sono anche degli ottimi moderatori, e quindi diciamo che un quarto del lavoro
un quarto del merito, forse anche la metà, va anche ai moderatori. Ok, fa una cosa, rimetti il link in chat, tanto tu sei moderatore, sei autorizzato, quindi non ti preoccupare, ci mancherebbe. Ecco, se potete, acquistate la DLC se non avete preso il pack come me, il pacchetto come me completo. Vi invito a farlo, anche perché Morino, ecco, mi stavo dimenticando, Morino è anche un partner della Giants, quindi ecco, approfittiamo per ecco, dire, se ci avete lo streamer che è un partner della Giants o vi propone delle cose con questi gialli di luna, con queste difficoltà, ragazzi, fatele, insomma, almeno loro, come dire, potrebbero e potranno anche scalare la vetta delle preferenze quando esce un prodotto, e quindi ovviamente ce lo faranno, insomma, ce lo faranno vedere in anteprima, così come ha fatto il mitico Morino con noi. Ecco, fatelo, ragazzi, che alla fine non vi costa nulla. Caro Morino, io se non avessi acquistato il pacchetto completo lo avrei tranquillamente fatto da te. Ecco qua. Allora, ovviamente in questo momento sto utilizzando la mod per raccogliere il doppio del raccolto, e quindi diciamo così che dovremo un attimino compensare a tutto. Allora, scendiamo da qua. Allora, prendiamo questo, il ciucciarello, vediamo un attimo se c'è qualcosa nel mercatino dell'usato. Oh, c'è anche un pallet di lana. A proposito, ecco cos'era, Moreno, è una mod che ti mette più cose in vendita dell'usato, solo che mo' mi sono scordato come si chiama. Comunque la trovi nel mod hub ufficiale ed è ottima. E allora, ragazzi, facciamo un grandissimo applauso al nostro Morino, gli facciamo lo shout out, e mi raccomando, ragazzi, andatelo a seguire. E tuzzi, oh yes. Allora, aspettate un momento che mo recupero anche il link di Morino, così andiamo a, così diamo una mano anche a Morino a scalare la classifica della Giants. Allora, copia indirizzo link, eccolo qua, adesso vi arriva nella chat, mi raccomando. No, non è questo. Wow, piglia tutto questo, vacci la miseria, aspettate un momento, questa via da un sacco di roba. Allora, facciamo così. Allora dovrebbe essere questo. Allora, lo rimettiamo un'altra volta. È uscito un po' così. Ecco qua. Ecco qua. Cliccate sul secondo. Vediamo un po' se me lo fa cancellare questo. No, vabbè. Nel secondo, ragazzi, vi invito a cliccare là sopra, ovviamente. Se dovete acquistare qualche DLC, acquistatela anche da lì. Allora, ok, salutiamo il mitico Morino, non so se sta ancora qua, perché adesso Morino va a fare carica pappatoria, mi sa. E stamattina, ragazzuoli, sono partito con un po' di ritardo, naturalmente, ma diciamo così, avevo alcune cosucce da fare, quindi non sono riuscito a liberarmi prima, ma cerchiamo di recuperare il tempo, diciamo così, non passate insieme, ovviamente cercheremo di fare cose decenti. Allora, l'ultima volta che sono passato su questa mappa addirittura c'era una, come si chiama, la piantatrice di patate che
un po' mi ha strizzato l'occhietto, e il prezzo non era nemmeno tanto male, ragazzi, nemmeno tanto male, però purtroppo me la sono fatta scappare. Ecco qua. Oh. Allora, per rumore la lama, il caso è così, questa è la tri e la lama, ok, questo niente, ok. Oh, caparocino. Oh. E poi ci vediamo, ragazzi, che non abbiamo fatto girare un po' di gasolio nella trebbia, anzi nella miti trebbia. Allora, quasi quasi però io farei una bella cosuccia. Vediamo un po' se riesco a settare il GPS qua, almeno faccio un lavoro decente. Ecco qua. Piti, bonjour monsieur Piti. Bien retourné dans le canal. Bonjour, bonjour. Ragazzi, è arrivato Piti. Piti è quello che combina i guai, ragazzi. È quello che fa i pasticci. La serve una mano. Se vuoi venire, puoi pure venire. Diciamo che per il momento le cosucce da fare sono pochine. Però se vuoi venire, se il benvenuto. Opla. Allora, controllo. Ah, questo non c'è il GPS installato, no? Allora non posso fare. Aiaia, mi sono scordato di installare il GPS qua sopra. Aiaiai, va bene, non è un problema, perché poi dopo ce lo andiamo a mettere il GPS. Ma a proposito, intanto devo fare lo shootout al mitico Pitti, chi è Pitti? Qui. Ah, aspettate un momento, ragazzi, non va bene. Oui, ciao Natta. Oui, non è partito. Non si può, ragazzi. Aspettate un momento, ragazzi. Ero convinto, ma adesso parte. Allora, P T con 3 D T. Ebbene sì, Pitti, ma quando è che oggi vai in live? Dici un po', oggi oppure durante questa settimana, così facciamo anche un po' di pubblicità al tuo canale, che ragazzi, anche Pitti, da come avete visto, anche lui ha iniziato a fare lo streamer, e quindi anche lui ha bisogno del nostro sostegno. Diciamo che Pitti adesso c'è cuore diabetico, come si dice a Napoli, tenuo cuore rindo zucchero. Che c'è la principessina piccolina, allora giustamente lui sta tutta I love you. Oh, ragazzi, ci è venuta a trovare la nostra mitica super moderatrice. Ragazzi, ladies and gentlemen, è arrivata la nostra Eliza. Facciamo una bella scoccata di mani, ovvero una sbattuta di mani.
Ragazzi, mi raccomando, andate a seguire la mitica Eliza. Perché è bravissima, è la moderatrice più grande di tutti i social, e l'ho scoperta io, ragazzi, la super spadaccina, la prima moderatrice, ed è lei che comanda nei canali nostri, quindi noi siamo i suoi subalterni. Buongiorno a te, Eliza. How are you? Como te sientos? Speros tutto a posto qua. Ragazzi, ma voi vi siete persi il super mega ban che ha fatto a marzo, il mese di marzo, quando sono arrivati tutta quella serie di bot. Cioè, ragazzi, come una cecchina è andata all'assalto. Infatti mi sono girata all'improvviso e l'ho vista con mascherata in stile mimetico, pronta per attaccare i troll con il mouse. Tutto bene, Eliza, tutto bene. Stamattina sono partito un po' in ritardo per, diciamo così, questioni personali, insomma, ho dovuto fare un po' di cose, quindi oggi, diciamo, in via del tutto eccezionale, sono in live a orario di pranzo, quindi faccio questo. Opla! Ci facciamo un po' di... Oh, ma questo continua a scaricare, mannaggia miseria. Dicevo che oggi, diciamo così, continuiamo, ci facciamo un po' di compagnia più o meno a ora di pranzo. La freddura è fatta, perché poi, ragazzi, io non so da voi, però per esempio qui dove sto io, durante la giornata, meno male che non ho messo la distruzione raccolta, durante la giornata fa caldo e qui ci saranno, siamo intorno ai 26-27 gradi, e di sera ovviamente la temperatura si dimezza. Cioè, mannaggia, se durante la giornata fa 24 gradi, la temperatura scende a 12, e quindi ci sta questo piccolo sbalzetto di temperatura. Però dai, ragazzi, ci sta pure. E quindi, ragazzi, la sera, almeno qui nella provincia di Napoles KK, ci si mette un po', almeno io, la sera quando esco a fare due passi, metto qualcosina di leggero, giusto per stare coperto. E com'è il tempo dalle vostre parti, ragazzi? Opla! Come si è asciutta? E qua è così. Poi per esempio la sera, quando vado a dormire la sera, se lascio un ciccino di finestra aperta, cosa succede? Che quando mi sveglio di mattina, anzi durante la notte, si sta abbastanza bene, poi arriva intorno alle 5:30-6 che l'arietta è proprio bella frizzantina, che va proprio nelle ossa, giustamente il fresco, mi sveglio e non riesco più a recuperare il sonno, e quindi diciamo che è una fase di transizione. Poi quando arriva il caldo, chi si organizza con il ventilatore come me, chi si organizzerà con la bacinella d'acqua, ci mette col braccio pendente dal letto, si mette con la manina nell'acqua. Però fate attenzione, perché rischiate di rilassarvi durante il sonno, e quindi fatela a letto, rilassate troppo. Oh, ragazzi, dopo un bel po' di tempo, ovviamente ritorno a Totò,
su queste mappe, ovviamente, perché Peppino ultimamente ci ha fatto, gli ha preparati i cambi, e quindi Totò e Peppino, che sono gli zii di Peppiniello, che sono un po' anzianotti, loro vengono a fare la parte più leggera. E quindi oggi andiamo a vedere un attimino di farci anche qualche altra missione. E vi ricordo ovviamente che il mulino di questa mappa l'ho acquistato, quindi tutte le missioni che andrò a fare ovviamente non faranno altro che farmi produrre pallet di farina. E ovviamente su questa mappa ho anche il forno industriale, per cui pane, come dice a Napoli, a zaffun, quindi in quantità industriale. Ma ovviamente l'intento è quello di continuare la produzione di torte, che mi pare, se non ho visto male, il panificio ne dovrebbe aver sfornate 3 pallet, che però per il momento non andrò a vendere, perché ovviamente il prezzo mi pare che a giugno, visto che si sciolgono pure i dolci, mi pare che non conviene vendere. E quindi aspetteremo anche un attimino il tempo buono per vendere. Ragazzi, mi dite gentilmente se la live è più o meno fluida. Sto facendo una live sperimentale stamattina, ho modificato un paio di parametri che poi ovviamente non utilizzerò, perché mi rendo conto che non è proprio la risoluzione nativa di questa scheda grafica e del monitor, e quindi la sto facendo veramente una cosa sperimentation. Spero sia fluida, che qui ogni tanto mi capita che si blocca la lives in monitor. Però caldo umido, mamma mia, ma secondo me Elisa questo non è ancora niente, come siamo ancora a maggio, e quindi forse si sta mantenendo. Però qualcuno aveva annunciato che questa sarebbe stata l'estate più calda del secolo, ma io, se non ricordo male, l'estate più calda del secolo, non vorrei sbagliare, ma pare che è stata quella del 2019, se non ricordo male. Quindi sarà calda, ma non penso che sarà afuso come quell'anno. 43 gradi fu il picco massimo di quel periodo, qualcosa di incredibile. Sono il conte Dracula. Oh, ma comunque ci siamo già organizzati per quest'anno. Bacinella con acquetta fresca, ogni tanto con i piedini in ammollo, quindi potrebbe esserci anche una live in cui io magari c'ero però i piedini al fresco con la bacinella sotto la scrivania. Mettiamo i piedini a mollo. Acqua e bicarbonato di sodio, e ci metto pure un po' di limone all'interno, così fa anche la reazione alcalina, comunque la cosa là che fa un po' di schiuma. Oh, quindi abbiamo raccolto, ovviamente con la mod del raccolto doppio, abbiamo raccolto circa 25, no, sono 30.000, ma un bel po', ci siamo fatti una bella scorta sia per le galline. A proposito di galline, poi devo anche un attimino valutare se acquistare un altro pollaio. Ecco qua, scarichiscio.
Ah, c'ho ancora sti ciuffetti qua. E salutiamo anche Macio King 82, oltre a Mister La Zappa Storta, salutiamo Wuppa Runner e salutiamo ancora, vediamo se me le ricordo, Arvid 80, e poi c'è ancora Cirillo, Lugumbare Cirillo 1974, mi raccomando andatelo a seguire. Poi che altro ci sta? Morino, l'ho salutato prima, Jason Farmer 81, ragazzi, se siete fan di farming vi consiglio vivamente di andarvi subito ad iscrivere al canale dell'amico Jason Farm 81 e ovviamente lasciare un bel follow a seguire, perché è un grandissimo conoscitore di farming. Mister Tovi, buongiorno a te carissimo e ben ritornato in US. Oggi finalmente si trebbia un pochettino qua, dopo le ultime live fatte prettamente a preparare i gambi, finalmente oggi produciamo. Oppala, accendiamo. Sì, sì, oggi c'è Totò, ragazzi. Perché Peppe Agnello, voi avete visto, tutta la settimana c'è stato lui in farm e ha fatto un sacco di lavori in questo periodo. Allora Totò, siccome è lo zio più anziano insieme allo zio Peppino, ha detto, mo quasi quasi vado in farm e vado a fare un po' di lavoretti, almeno così Peppe Agnello si riposa un pochettino. Sempre se Peppe Agnello, voi non lo conoscete, ma Peppe Agnello è un tipo che poi fa anche le sorprese agli zii. Quindi può darsi pure che durante la settimana Peppe Agnello torna. E gli ha fatto dei bei lavoretti Peppe Agnello. Peppe Agnello, quelle pizze diventano due, direbbe lo zio Totò. Allora, mo qua, sempre così. Allora, prendiamo la missione, perché precedentemente mi sono venuto a dare un attimino un'occhiatina se fosse pronto. Allora, mietitura, campo 4, e beh, mo ce li facciamo tutti. Accetta. Allora, però ne facciamo una alla volta, ragazzi, perché capita molto spesso che durante i contratti si vadano a sovrapporre le missioni e quindi c'è il rischio di perdere una piccola percentuale di raccolto. Quindi io vi consiglio di fare così, cercare di raccogliere, cioè fare i contratti ma farli, selezionarli separatamente, perché capita ancora a volte che si perde qualche piccola percentuale. Allora, questi sono 34.000 litri. Allora, questi 34.000 litri li vado a mettere nella farm, nella parte alta, quindi dove abbiamo la stalla e ovviamente i gallinarum. Oppola, ecco qua. S. Gaspari 2004 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille Gaspari, buongiorno a te. Grazie per l'hosting. Benvenuto, benvenuto, grazie, grazie. Anzi, bentornato, perché c'è stato anche ieri. O l'altro ieri. Thank you so much. Allora, facciamo un test stress test con il trattore qua, proviamo a vedere se riesce a salire la salitina.
Buongiorno a te, mitico Gasparri, grazie come sempre. In questo momento c'è la nostra principale, la nostra moderatrice principale, che è colei che qua comanda lei, la nostra Eliza, poi c'è Mr. Tovi, naturalmente, chi altro c'è? Poi c'è ancora qualcun altro. Chi altro c'era? Aspetta, mi sono perso qualcuno. Poi c'era. Chi c'è? Chat, scrivete. E altrimenti qua zio Dabbe è anziano, si scorda le cose. Scrivete. Eliza in realtà non è stata molto attiva in questo canale, ma negli altri canali ha fatto stracce, ragazzi. Ha fatto stragi di ban. Quindi, ragazzi, mi raccomando, comportatevi bene. A prescindere, lo so che voi siete persone in gamba, ma vi invito a farlo qui, ma anche negli altri canali. Ti ha scritturato Zappation. È normale, con una collaboratrice così, con un cecchino di insomma, con una persona precisa come te, il minimo che si possa fare. Allora, qua ci abbiamo concime, paglia, orzo, e allora qua non lo metto qua. Oh, io sono l'operaio Gaspari, la super direttrice Eliza, è lei che comanda, io eseguo solo gli ordini. Infatti lei è la generale di tutti i moderatori di Twitch. Infatti le hanno dato lo scettro, poi che altro? Ah, le hanno dato il grado di super generale, e tuzzo, yes. lo so, non ti preoccupare. Non ti preoccupi, Gaspari, anche da parte mia qua. Lo so che you were just kidding, come dicono. Mannaggia miseria. Cioè, io con. Mannaggia miseria. Con quasi 20.000 litri qua di Chaos. Sto pensando però. Vabbè, questo me lo metto nel silos poi. Opla. Vediamo eventualmente cosa farne. Che. Ora recuperiamo anche il doppio. Quindi conserviamo. Perché un terzo pollaio potrebbe richiedere altri 18.000 litri e quindi aumento sicuramente di materiale richiesto. Oh, ragazzi, qua c'è colza, se non ricordo male, a destra e a sinistra. Mi pare frumento. E sul campo 8 dall'altra parte mi pare che ci ho messo orzo pure di qua. No, qua è semi di sogliola, sì, mi sa. Semi di sogliola, vediamo un po'. Esatto, sogliola. E quindi con i semi di sogliola per il momento andrò a produrre il latte di soia, per chi ha, diciamo così, non è tollerante al lattosio, andiamo a fare il latte di soia, il drink di soia. Oh, scarication. Ah, yeah, buongiorno a te. Come stai? Purtroppo stamattina
Guardi il botto, non risponde. Mannaggia, l'avevo addestrato così bene. Buongiorno a te, carissimo. Stamattina ho dovuto fare un po' di cose, quindi ho dovuto posticipare un po' la Lives. Infatti ero indeciso se farla. Poi ho visto loro, ho detto vabbè, mo la faccio, perché almeno così mi porta avanti anche un bel lavoro. Allora ragazzi, adesso vi metto anche il link del canale YouTube del mitico Aiea, che vi invito come sempre ad andare a seguire, naturalmente a lasciare tanti pollicioni in su ai suoi contenuti. E ovviamente, se volete, passate anche nei miei canali social. Vi metto il comando, e se vi va, naturalmente iscrivetevi anche al mio canale YouTube. E per voi che state guardando questo video su YouTube e non vi siete ancora iscritti al canale YouTube o Twitch, naturalmente vi invito a farlo, naturalmente non vi è gratis, e naturalmente aiuterete il canale a crescere. Ovvia. Oh, ma questa è zappa. Questa del cuna qua, o sbaglio? Se non mi sbaglio, questo dovrebbe essere Mister il Presidentissimo. Ragazzi, io non vorrei sbagliare, ma mi sembra il Presidentissimo. Aspetta, no, questo è Mister Team. Mister Team. Opla. Ah. Metti un po' di icone tue, metti un po' di icone di OGS. Allora, a proposito ragazzi, adesso c'è il momento icone, quindi ragazzi potete mettere naturalmente le icone del vostro canale o le icone del vostro canale preferito, anche se non sono io, mi raccomando non più di 5, perché naturalmente poi il bot potrebbe un attimino sentirsi urtato. Quindi sbizzarritevi un pochettino. Io sono Lady, Lady, Lady Bacarossa. Io sono Chiarina. Con pigiama rosa vado là. Ma no, ma no. Io sono Lady, Lady, Lady Bacarossa. Ma sono Chiarina. Ti mando dentro a bozza. Ale, hai visto che dopo più di 3 cicli di gioco, anzi 4, è ritornato Totò. Si è fatto 3 cicli / 4 cicli di gioco, se ne è fatti tutti Peppe New. Ha preparato tutti i campi, detto così quando arrivano zio Totò e zio Peppino non devono fare altro che divertirsi, e si è fatto un cuore così. A proposito di Peppe Nillo, poi fra l'altro ha acquistato anche la stalletta, quella lì per le pecorelle, e quindi non vi anticipo nulla, ma sicuramente in futuro ci sarà un ulteriore salto di qualità, e quindi il nostro Peppe Nillo andrà a fare naturalmente un acquisto importantissimo per zio Totò e zio Peppino. Già vi lascio, come dire, capire di cosa si potrebbe parlare. Ovviamente adesso sto a raccogliere il doppio, perché questa sessione di gioco andrò a fare una piccola scorta per le gallinozze, e poi anche per il mulino, ecco, e quindi per le farine. Oppola. E brava Gasperi, infatti è proprio quella, è proprio una hit di Ivana Spagna.
E complimenti a Google. Oh, scherzi a parte. Bravo, bravo, bravo Gaspar. Io ti vedo che sei molto attento. Brava, brava zio. Oh, ragazzi, che soddisfazione. Qua ci vorrebbe veramente un grande applauso per Peppiniello, ragazzi, perché ha fatto veramente un lavoro eccezionale, ha fatto Peppiniello. Ah, non sapevo che l'avessero fatta, l'avessero inserita in una serie. Questa è una serie televisiva. Name That Tune. Ah, Name That Tune, il indovina il nome della canzone. Sì. Questa è stata una hit, una vera e propria hit. Infatti sono andato a vedere anche le info su Google e ho visto che ha sbancato, ma quella era l'epoca e l'era della Italo Disco, ragazzi. E poi c'è stata anche la dance, Italo Dance, e quindi parliamo della musica dance anni 90, che potremmo dire Alexia, potremmo dire, aspetta, che altro era, Robert Miles, che altro c'era come gruppo italiano. E comunque, ragazzi, anche negli anni 90 Corona, il progetto Corona, in realtà, caro Ale, ho scoperto che la voce non era della ragazza, della donna che cantava, che usciva in video, ma la voce era di Jenny B. E Jenny B partecipò anche a Sanremo. Infatti, se digiti progetto Corona, ti uscirà proprio questo. E io l'ho scoperto qualche anno fa. Esatto, sì, Gaspar. E quindi, infatti, si chiamava Progetto Corona. Io quando ho sentito questa cosa un po' ci sono rimasto, però dai, alla fine comunque fa parte dei nostri ricordi. Baby, baby, running together, yeah. Poi nel periodo, mi pare nel 97-98, venne alla ribalta un gruppo rap che si chiamavano gli Articolo 31. Ragazzi, stiamo aprendo proprio il cascione dei ricordi. Ragazzi, e se non ricordo male, la loro prima hit, che poi naturalmente nel gruppo c'era J-Ax e DJ Z, e il loro primo successone era Muoviti Tranchi Funky, segui le gambe di quei Tranchi Funky, venti Tranchi Funky, ci intorno per respira, ogni notte un'atmosfera, questa sera un po' speciale, se non vuoi, Muoviti Tranchi Funky con noi. E tu se tu sua, ragazzi, qua ci vuole un applauso per gli Articolo 31, che hanno fatto veramente un pezzone, ragazzi, che ancora oggi è bello, ma all'epoca si metteva come riempipista. Infatti qualche volta che ho fatto anche all'epoca si facevano le feste in casa, non so dalle vostre parti, da me sì, e allora molto spesso quando davo una mano a un mio carissimo amico Francesco, DJ bravissimo, allora per non farlo stressare io mettevo i pezzi all'inizio, e proprio Tranchi Funky, ragazzi, era uno di quei pezzi che era il riempipista. E poi c'era un pezzo delle Spice Girls che si chiama Who You Think You Are,
che era un altro di quei pezzi belli, tuz, che come si dice in gergo pompavano i bassi a meraviglia. E poi che altro? Ah, e poi c'era George Michael Outside. E poi man mano io iniziavo, davo il là, diciamo, e quindi alla fine poi arrivava il mio amico Francesco, che introducevo con un pezzo dance, e lui poi dopo andava a fare lo scratch. Ragazzi, lui sì che era bravissimo, io un po' meno, come senza regole. Ma questo è J-Ax, guarda che... senza regole... Ah sì, questa è un'altra canzone di J-Ax. Come crimine, senza regole... Wow! Gaspari, mamma mia! Wow, Gaspari qua, anche se il ricordo è a breve, però... È stata una delle estati dove prima che succedesse tutto quello che è successo. Mamma mia! Eh sì... Non sono amante del genere, però sicuramente J-Ax ha aperto le porte del hip hop, che all'epoca si chiamava. Il rap invece è stato fatto conoscere in Italia da Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, infatti con la canzone Vasco, che mi pare era dell'88 o dell'89, ha introdotto in Italia il rap, e quindi il nostro aliasso Aiea nell'88-89 ci ha fatto conoscere il rap. Povero Ale, ma dice no, non è possibile. Eh sì, eravamo belli giovincelli, creaturi senza pensieri. Ah ragazzi, che tempi. E poi in quel periodo là c'erano i Technotronics, mi pare che in quel periodo uscì anche la canzone Pop Up the Jam. Che no, Pop Jam, get up and put the piano, stay the fuck a scurrying you. Get up, get up, get you, get you, send it, get up, get body, get up, get up, get up, get. Ecco, quando qualcuno vuole improvvisare un inglese musicale, fa come si dice dalle mie parti, tutto sti sturcavuc, ovvero emette suoni non veri, cioè emette suoni strani e fa finta di cantare in inglese. Ah, Ale, mamma mia, che cosa ho sbloccato da quel cascione di quel periodo. Ah, e in quel periodo là, 88-89, usciva uno dei miei film preferiti al cinema, ragazzi. Grande Giove, ragazzi, Ritorno al futuro. E mi pare nell'88, nell'89, Huey Lewis cantava proprio la canzone It's the power of love. Cioè, ragazzi, con tutto il rispetto per il rap, il trap, però ragazzi, la musica anni 80, 70, 80, 90, in quel periodo tutti i generi musicali che oggi sono famosi sono stati inventati. Infatti il rap mi pare che trae origini, che è il Bronx mi pare, negli anni 80. Infatti, per chi mastica un pochettino di musica, ecco, sono pezzi suonati in quattro quarti, quindi sono battute 1, 2, 3, 4 e poi vanno in loop, ovviamente. E quindi nel Bronx, mi pare, comunque ci fu questo fatto del rap, e poi c'era l'R&B, Rhythm and Blues, che negli anni 90
diciamo nella metà degli anni 90, se chi è più grandicella si ricorda, la R&B, infatti c'era proprio il genere musicale, e le discoteche dove avevano le sale a tema musicale mi pare che c'avevano anche la R&B, quelle più grandi ovviamente. Sweet dream are made of this. Who am I to disagree? I traveled the world in seven seas. Everybody is looking for something. Questa mi pare che Sweet Dream era dei primi anni 90. Ora non ricordo con precisione l'anno. Sweet Dream la versione, sì. Forse fine 80? Perché quel il groove di batteria sembra un po' più anni 80. Nel 91, poi, nell'estate del 91, uscì un grande pezzo che si chiama Gypsy Woman di Crystal Water, che la maggior parte di noi se ne ricorderà come la ra-ri-ra-ra-ra-ra-ri-ra-ra. E in quello stesso periodo la buonanima di Leone di Lernia cantava da ra ri da ra ra, pesce fritto e baccalà, na 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 na. Il grande Leone di Lernia, ragazzi, quante parodie ha fatto, ragazzi, delle canzoni, senza nulla togliere ovviamente al mitico Gigione, Gigi One, che qui nel periodo in terra di Partenope era ed è ancora tutt'oggi un personaggio molto seguito e divertente. Ah, quale di quei pezzi il Maurizio Max cantava? Beh, che i pezzi di quel periodo ne erano proprio tantissimi, assai. Si mangiate la banana a salsiccia e a mulignana e molto si andò male, e poi come dice tutti fa la limonata, oh yeah, fa bene non fa male. Ah, perché a salsiccia e a mulignana la diceva Gigione. Si mangiate sta banana a salsiccia e molto si andò male. Quell'altra parodia ha fatto di il mitico Leone di Lernia? Aspetta, l'ha fatta, la maggior parte le ha fatte tutte quante. Ah, mamma mia, ragazzi, Leone di Lernia, la buonanima, quanti pezzi ci ha fatto, con quanti pezzi ci ha fatto divertire. Ma stiamo parlando degli anni 90, ragazzi. Vai a mangiare la parmigiana, Ale. Buona carica, Pappadorio, carissimo. Voi. Grazie ancora per essere passato. Ragazzi, mi raccomando, non mi deludete, andate a seguire Mister Yeah Yeah. Vi ringrazio e vi salutiamo. Thank you. Oh, ragazzi, che ricordi. Il 92 non ricordo molte canzoni, mi pare Best Toy, Let Me See You, pass, metto le pepe, Let Me See You, pass, metti le pepe. 92 mi pare Baby, no aspetta, era Corona, nel 92 cantava The Rhythm of the Night, mi pare.
Oh, 92-93, mamma mia. E nel 93 poi venne alla ribalta un gruppo chiamato 883, ragazzi, che nel decennio degli anni 90 hanno dominato in lungo e in largo la musica italiana. Vi basterà pensare, hanno ucciso l'Uomo Ragno, Nord, Sud, Ovest, Est, poi Come Mai, e in uno di quelle, in una di quelle versioni dell'album Nord, Sud, Ovest, Est, fecero una videocassetta, una VHS, nella quale in uno dei video di Come Mai c'era anche il mitico Fiorello che partecipava e faceva e imitava diverse persone, diversi cantanti. E se non conoscete questo video, vi invito a cercarlo su YouTube, scrivete Come Mai 883 con Fiorello, e poi c'era anche Mauro Repetto che faceva i suoi famosissimi passettini di danza, ragazzi. Mauro Repetto, ragazzi, che noi tutti quanti, la maggior parte di me, dei nostri amici, quando partiva quelle canzoni di 883, allora cercavamo di fare i passetti, quelli belli complicati, quelli lì degni dei ballerini della Scala, ma che nessuno di noi, ovviamente, incluso il sottoscritto, era capace di fare, perché i passettini del mitico Mauro Repetto sono passettini che non si possono imitare. E poi uscì nello stesso anno, nel 93, se non ricordo male, All That She Wants e What Is Love di Hideaway. E la maggior parte di voi ragazzi la conoscono come un remix, se non mi ricordo, di qualcuno. E poi qualche anno dopo Robert Miles uscì con la canzone Children, che se non ricordo male qualche anno fa è stata ripresa da Fedez in un riff. Ora non ricordo bene la canzone, ma mi sembra di questi periodi veniva utilizzato il campione di Children dal mitico Fedez, e ne ha creato una bella canzoncella. Allora, questo deve andare mulino, ok, vai, tutto nostro, tanta farina, ragazzi, ne ricaveremo. Oh, via. Ritorniamo un po' a farming adesso, ragazzi. Ovviamente quando voi iniziate farming vi consiglio vivamente di acquistare il mulino, perché ovviamente quando andrete a fare le missioni voi ovviamente potrete tranquillamente dalla produzione del mulino, quindi andrete a produrre farina, e quindi potrete decidere se venderle oppure in una fase successiva acquistare un forno e quindi un panificio, queste cose qua, e quindi andare a produrre. Io vi consiglio personalmente di investire su queste cose qui. Allora vediamo un po'. Ah, è quasi quasi l'acquisto, vai. Vai. Ottimo. Così ci spawnano pure i pallet di farina. Ecco, vedete? Uppla, ragazzi. Allora, frumento di farina, no? Allora, disattiva. Vabbè, attiva. Lasciamo tutto attivato, ovvio. Ecco ragazzi, proprio davanti a voi
ho acquistato il mulino e qua ovviamente spawneranno tanti ma tanti di quei pallet di farina che ovviamente andrò ovviamente a recuperare, perché vedete qua ci abbiamo tante missioni e la maggior parte di queste, vi faccio vedere, vanno al mulino. Ragazzi, avremo farina a gratis, quindi l'utile il dilettevole. Ovviamente l'investimento iniziale è così, ma già con le missioni, solo di missioni, ne andremo a recuperare un bel po', considerando che ci sono ancora i campi non coltivati. Vai! Quindi magari investite in mezzi non particolarmente grandi all'inizio, ma investite su mulino e poi in una fase successiva anche il panificio. Ecco qua, poi ci raccogliamo anche un po' la paglietta qua, perché ovviamente ci serve per le lettiere delle nostre mucche qua. Nel frattempo questo potrebbe essere acceso, ovviamente. Ok, spegni. Ah, perfetto. Richiudiamo il tubo, ragazzi, assolutamente non camminate con il tubo aperto, perché come ho detto nello scorso episodio, ho guardato un video su YouTube dove una donna che aveva un'azienda agricola parlava proprio di queste cose, faceva il confronto con il modo di giocare su farming e come l'operaio nella vita reale si comportava, e diceva proprio questo: il tubo va aperto soltanto per scaricare la trebbia. Poi ovviamente ho visto anche dei video dove la trebbia cammina, raccoglie e scarica allo stesso tempo. E poi una cosa importante: quando utilizzate l'irroratrice, quindi il macchinario per il diserbante o per il fertilizzante liquido, diceva di chiuderlo ogni volta che si fanno le manovre. Quindi io sto facendo così, in modo tale da fare qualcosa di più o meno realistico. Ovviamente non è artizio d'acqua, lo so, ma ci proviamo. Poi devo prendere un cassone di caricamento, perché devo andare a svuotare la paglia nella stalla, nel silos, che questo mi serve per le lettiere, perché ho visto che la scorta per il robottino per la stalla ce n'è in abbondanza. Le pecorelle c'hanno anche erbette in abbondanza, quindi dobbiamo soltanto focalizzare e poi dopo ovviamente capire il da farsi. Vediamo se riesco a fare uno screenshot per la copertina. Oh, oppla, ci sono andato lungo qua. Meno male che ho disattivato la distruzione del raccolto qua. Ragazzi, lo so che non è reale, ma a volte una piccola distrazione ci fa costare la non raccolta. Spero anche che sul mod hub escano presto le lame, quelle pieghevoli della Lizard, perché
erano veramente comodissime, oltre alle famosissime lame della Lizar che incrementavano il raccolto. Mi sa che però forse Eliza sta sostenendo il canale con una sub. Grazie di cuore per il sostegno. Thanks. Oui, Eliza. Grazie. Grazie, grazie, grazie per il sostegno. Grazie veramente di cuore. Mi onora questa tua preferenza. Thank you, thank you. Oh, via. Allora adesso devi essere anche tu che devi fare lo streaming, altrimenti qua non ti... Anche io soprattutto voglio dare una mano anche a te, quindi devi fare presto. Inizi a fare un po' di streaming, poi ci pensiamo noi a farti un po' di pubblicità. Basta che metti la sciabola, non ti preoccupare che tutti quanti ti vengono a seguire. Tutti quanti sapranno che Eliza è solo Eliza. La mitica Eliza. Che ce l'abbiamo solo noi. Magnato volume 1. Fate bravi, altrimenti Eliza vi banna tutti e ci banna pure a noi. Hai il fiuto per i ban, che incredibile. Gaspari, grazie a te per la compagnia. Poi ti auguro una buona continuazione di giornata e ci becchiamo. Opla, finisco di fare sta shit e salutiamo che ho fatto. Ecco qua, facciamo un grande applauso al nostro Gaspari. Buona carica pappatoria, caro Gaspari, e ci becchiamo alla prossima. Vediamo se riesco ad imitare Aiea qua. Oh, l'unica cosa che manca in questa trebbia ovviamente è il GPS, ma quello, ragazzi, effettivamente torna utile per fare lavoretti un po' più precisi, però ovviamente diciamo che al momento ci arrangiamo così e quindi, ragazzi, andiamo avanti con la trebbia senza GPS, ma occhio, più o meno si vede. Eliza, grazie anche a te per essere passata, grazie per il sostegno e salutami il babbo. Se meno male che Maurizio c'è, Maurizio c'è, Maurizio c'è, Maurizio Max. Ciao, non so se sta dove stai tu, comunque ciao Maurizio, buona carica pappatoria. Mi raccomando, Eliza, trattala bene perché è lontana a bell'ora. Ok, digli che se non ti fa fare lo streaming, poi esce Zio Dab e inizia a andare a fare la scansione del suo canale. E gli fa una tiratina di orecchi. Quello Zio Dab è terribile. Zio Dab non sono io, è quello che esce, viene fuori quando ci sono i troll, quando ci sono quelli, gli disturbatori. E quindi Gianluca, carissimo, buongiorno a te, anzi buon pomeriggio qua. Un attimo solo, ragazzi, andiamo a fare anche al nostro Gianluchino. Gianluca, Gianluca Games 91 ha appena brindato con 20 caffè.
Grazie mille, Cir 20. Oui, Gianluca, grazie mille per il sostegno. Thank you so much. Oh, anche io devo mettere gli alberelli di olive. Sto guardando la clip. Bel ribaltino. Il segreto per togliersi dal ribaltino è prendere. Esatto. È un po' complicatuccio, però. Sto guardando insieme a voi la sua clip. È un po' complicatuccio. Ti consiglio di avere sempre un mezzo di riserva. Infatti, io dove mi servono due carrelli, pardon, due muletti, ne lascio sempre un terzo per queste evenienze qua. Tutto bene, carissimo. Tu come stai? A parte che ultimamente ci siamo beccati, ma credo 2/3 giorni fa. Da zappa, mi sa. Tutto bene, Gianluca. Totos, una cosa bella. Non dico una cosa fresca per il momento, anzi, qualcosa di fresco a temperatura ambiente c'è. Da quich, di equich. Oh. Ogni tanto ci vuole. E allora, voglio, mi raccomando, passata a du Gianluca. Seguito canale Gianluca perché voglio va divertita. So please give a follow to my friend Gianluca Games 91. E allora je vous invite a suivre l'ami Gianluca Games 91. Applausi, applausi. Abbiamo fatto pure un po' di multilanguage. Ogni tanto mi ricordo. Oh, ci siamo quasi, ovviamente. La struttura là. Diciamo che l'abbiamo messa un po'. Ci hanno prestato il piccolo terrenuzzo, ma poi ovviamente più avanti andremo a fare un po' di lavorozzi qua. E come dice l'inno della zappa. Oh yes, oh yes. Qua. Sto facendo questa live, diciamo a cavallo con l'orario di pranzo, più che altro perché stamattina, siccome ho avuto un po' di cose da fare, sono partito con più di un'oretta di ritardo. E quindi mo sto prolungando un pochettino l'orario della Lives, almeno così recupero anche un po' di lavoretti da fare, perché qua siamo nel periodo di giugno, ci sono tanti campi da trebbiare. E ovviamente mi sono deciso anche ad acquistare il mulino di questa mappa, perché visto che adesso vado a fare le missioni, almeno recupero qualcosina dai pallet di farina. Tutto calcolato. Nel giro di. Oppla! Nel giro di, penso, 3-4 missioni più la vendita dei pallet dei pallet di farina. Diciamo che nel giro di entro il dicembre del gioco recupero i 96.000 eurons. Ci voleva. Allora, poi che ci sono rimasti 19. 16 e 14. A proposito, devo acquistare il carro. Allora, dove sta? Tiziani Gaming ha appena brindato con 5 caffè. Grazie mille. Buongiorno, chiocciola da Blogistica 1 CIR 5. Willa, buongiorno a te, carissimo. I piani gaming.
Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Tutto bene, tutto bene. Oh, abbiamo fatto anche suonare lo spot radiofonico, quello che normalmente io faccio partire a ogni termine delle live, quindi rifaccio lo spot ovviamente per chi volesse mangiare sano, il vero bio italiano, adatto, come dice anche lo spot, adatto anche ai più piccoli. Ovviamente vi invito a o ad andare presso la sede di Piani Bio se è aperta, o naturalmente a contattarli, perché anche loro ovviamente sono presenti anche alle fiere, ai mercati, quindi potete contattarli ed acquistare i loro prodotti, che sono genuini al 100% e soprattutto sono italiani. Allora, oh, hai tolto i punti, ottimo, meno male. I fastidi mo si dovrebbero, vedi che all'inizio ti darà qualche pizzicotto, poi pian piano si toglie tutto. Un applauso al nostro I Piani, ovviamente, che ha fatto la sua piccola situation personale. Ovviamente ci ha detto che si è tolti i punti, quindi mo sta meglio. Ottimo ed abbondante, ragazzi. Ma devi stare soltanto attente, eh? Attente, non va sforzi. A parte questo, nulla di più. Nada más, nada buenos. Eh sì, un bel riposo. Il riposo è, ma parla di dopo. Devi, per un periodo devi evitare di fare sforzi notevoli, perché tirerà. Ti dico che ho fatto qualcosa di simile pure io come intervento chirurgico, quindi è così. E prima annetto, massima attenzione, poi dopo da evitare sforzi eccessivi. Il trattore per le vibrazioni, sì. Se ho capito l'intervento che fate, sì, vibrazioni, là devi fare attenzione. Eh sì, vabbè, almeno lo fai al riparo, che comunque col trattore all'intemperie, vabbè che mo c'è caldo, però durante l'inverno, mamma mia. Ragazzi, ecco perché io vi dico di sostenere la filiera agroalimentare italiana, proprio per questo fatto qua, perché noi ci troviamo la nostra farina, i nostri ceci, tutte queste cose qua ce le troviamo sul tavolo, sulla nostra tavola, la troviamo sugli scaffali dei nostri dei supermercati. È perché queste persone qua, sotto la neve, sotto la pioggia, con il freddo, ragazzi, quelli loro non si fermano, loro, ecco, non si fermano veramente, quindi ci fanno trovare le cose sempre pronte. Quindi, ragazzi, amici ed amico, www.ipianibio.it, ovviamente io vi consiglio loro, ma se conoscete anche qualche altra azienda vicino casa vostra, c'è qualcuno che, diciamo così, fa ste cose, mi raccomando, ragazzi, amici ed amiche, signore e signori, mettiamoci e messi, accattate il coso a chilometro zero. Ecco qua, l'estate fortunata, eh sì, questo sì, anche perché
Io non so se voi avete tutti i trattori cabinati, però la maggior parte all'inizio, quando iniziano, prendono i trattori più economici, mi pare che sono quelli lì da frutteto, quindi quelli senza cabina. E quindi d'inverno soprattutto, ma anche d'estate ormai. Posso solo immaginare. Posso solo imagination. Allora, mettiamo un attimo la trebbia a bordo campo e andiamo a recuperare il cassone da carico. Questo però non lo devo scaricare ancora, altrimenti ovviamente mi fa annullare, non mi fa prendere la paglia. Un solo cabinato, vedi, e quindi quello così è. Infatti mio zio non è un agricoltore professionista, però lui c'aveva un vecchio Goldoni, quello lì, vabbè, quello lì che c'ha soltanto quello a mano, capito? No, quello che c'ha solo due ruote. E lui pure lui. Andrea 80 Biella ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Oh Andrea, carissimo, da quanto tempo? Mamma mia. Adesso mi è beccato a me. Allora, abbiamo fatto tale e lo facciamo anche ad Andrea, eccolo qua. Andrea che ovviamente è un altro amico streamer che porta, se non ricordo male, porta Euro Truck e l'ultima volta ha portato un altro giochino che adesso mi sfugge il nome, Apex, ecco. E ovviamente Andrea ha un'azienda di trasporti virtuale. Eventualmente, se Andrea vuole fare un po' di pubblicità, lo può fare. E quindi, se eventualmente volete fare un po' di convogli in compagnia con una persona che non è pesante, molto umile, eccetera, eccetera, info con Andrea Biellas. Ragazzi, mamma mia, ragazzi, è entrata in chat la nostra guerriera. Occhio, ragazzi. Occhio! Buongiorno a te carissima. Arriviamo subito. Opla! Spegni, spegni. Ecco qua. Allora, eccoci qua. Occhio, occhio che ho tratturilla se ne va. Allora. Eccola qua. Lei è un'esperta di Fortnite. Occhio che c'è anche la supermoderatrice in giro, la nostra mitica Eliza, quindi ragazzi fate i bravi altrimenti è il ban inevitabile. Oh yes, oh yes. Allora prendiamo questo e andiamo a prendere il cassone. Bentornata. Oh, ogni tanto qua ci ricordiamo anche di avere il trattoriello, questo qui, il Landini, non so come si chiama, Landini 7210, che gli faccio fare lavoretti più o meno leggeri. Ogni tanto un po' l'aratro anche lui lo tira, però diciamo che è un mezzo bello delicatuccio. E allora dici un po', guerriera, cosa hai mangiato di bello oggi? Facci venire l'acquolina in bocca. Anzi, fammi venire l'acquolina in bocca, che così quando mi siedo a tavola mi metto là, non so quello che trovo, trovo. Mangio tutto, incluso il bicchiere e anche il piattino. Ah, eccolo qua. Questo è originale, vernice originale del trattoriellos dell'Andinos. Opla. Andiamo a recuperare il cascionetto là, nel frattempo poi ci andiamo anche a... devo naturalmente riempire la stalla, le lettiere con la pagliuzzola.
preso questo più piccolino perché per il momento potrebbe essere un investimento che non utilizzerò, e quindi per il momento abbiamo preso questo. Un mamma mia, fettuccine frisca. Alla Homer Simpson. Fettuccine. Do. Ya, ya. Ah, facci la miseria. Mi hai fatto venire l'acquolina in bocca qua. Oh mamma mia, e qua quando mi siete a tavola qua faccio la strage. Ho detto pure il bicchiere e il piatto mangi. Ah ragazzi, il fettuccino, hai capito? E le fettuccine tuzze tuzze. Allora, per il campo 4 mi sa che mi conviene andare per di qui. Ma si sì, tagliamo. Let's take a shortcut because I need to not waste any time, because time is money and my money are doing less. E giustamente è arrivato Totò, infatti non può essere mai che non ci prendevi sorte. Ragazzi, è quello così. Quando arriva Totò è inevitabile. È proprio inevitabile, ragazzi, la spesa. La spesa è proprio dietro l'angolo. Allora, vai Totò. Visto che hai acquistato il raccoglitore qua, raccogli un po' di vaiuzzo. Oh, eccoci qua. Oh via, qua con la facciamo paglia e fieno. Aspetta, com'era la pasta gialla e verde? Era fieno, paglia e fieno, mi pare. Le linguine, come si chiamano? Paglia e fieno, paglia e fieno, fettuccine? Paglia e fieno si dice così? Me lo dite in chat se sono le fettuccine, paglia e fieno, quelle lì verde, verde e gialle. A me è venuto il dubbio. Paglia e fieno, verde, giallo e verde, sì. Ah, ecco ragazzi. Sì. E dicevi che mi ricordavo qualcosina. Oh. Non male il Landini, eh. Abbiamo anche il Carraro che ovviamente prossimamente gli faremo fare un altro stress test, e che l'ultima volta si è comportato abbastanza bene, considerando che è un mezzo leggero ed è basso con l'uso della macchina per spargere la calce viva. Tendeva un pochettino ad imbarcarsi, però con un peso decente tutto sommato è riuscita a fare il suo lavoro decentemente. Oh, quindi dice, le fettuccine sono tagliatelle, bravo. Oh, però si vede che voi donne siete veramente super preparate su queste cose qua. Io sono bravo, sì, ma a mangiarlo, però ragazzi, io do sempre soddisfazione, ragazzi, quindi non vi preoccupate, io mi offro ben volentieri agli esperimenti culinari, quindi sono abituato ad assaggiare tutto. Oh, ecco qua. Finalmente riempiamo le lettiere delle nostre mucche. Ecco qua. Così produrranno anche più concime e a quanto pare mi hanno detto anche più latte producono.
22.000 litri e non basta. Ma quanti ce ne vogliono? Vediamo un attimo, ragazzi, perché qua ho fatto serio. Vediamo, allora. Latte paglia, quindi ci vogliono circa 70.000 litri. No, 70, 25, 30.000, 40.000, 45.000, 50 più o meno. E il resto lo metto nel silos, perché poi durante l'arco dell'anno mi servirà ovviamente rabboccare ogni tanto la stalletta qua. È quasi quasi. Ops, scusate, ho messo, scusate, ma dove siamo arrivati? Dove ci siamo fermati? Riprendiamo dalla seconda striscia qua le nostre pecorelle. Oh, due pallet tre pallet di lana, ragazzi, e sono fortunato. Wow, queste pecorelle stanno proprio in grande salute. E quello Peppinillo le tratta bene le pecorocce. Bravo Peppinillo, bravo. E viva Totò, come dal titolo, perché Totò ci mancava da un bel po' di tempo, eh. Ci manca da più di una settimana. In realtà nel gioco sono passati 5 mesi, mi sa. Sì. Era dicembre, poi Peppinillo si è occupato lui della farm. E Totò così si è fatta una facciata. Ovviamente ci sono anche i filari di vite, e quindi finalmente ci sarà anche la raccolta a mano, ragazzi, ovviamente a mano, perché sì, è il bello di replicare i gesti antichi, anche se alla fine poi ci sono tutti i macchinari ipermoderni che naturalmente ci aiutano, ma per il momento non possiamo investire su quello. Oh, ci facciamo quest'altra striscetta, poi ci salutiamo, perché devo andare a fare anche io carica pappatoria, e quindi approfittiamo per rabboccare un pochettino le mucche qua, la lettiera. Poi terminerò con calma off camera, mi vado a finire il tutto. Allora, vediamo un po'. Azzo, tre pallet. Beh, brave pecorozze, brave. Ok, grazie mille ancora per il sostegno. Salutiamo i piani e mi raccomando, fate seguito il suo canale, e vi suggerisco ancora una volta, se volete acquistare prodotti bio italiani al 100%, senza uso di pesticidi e tutte queste cose qua, vi invito a cliccare sul link che vedrete fra poco durante lo spot radiofonico. Grazie mille, vai! Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Mi raccomando, andate sul sito internet www.ipianibio.it e acquistate con fiducia, perché acquisterete prodotti naturali al 100%,
e soprattutto di origine biologica e naturalmente bio italiano al 100%. Ovvia, allora ci scarichiamo questo pochettino di... Jojogat ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Grazie mille ancora. I piani per il per i caffettini offerti. E allora ti auguro una buona continuazione di giornata. Una pronta guarigione, insomma, piano piano. Rimetti. E allora ragazzi, io direi di fermarmi qui, poi faccio tutto off camera. E allora ringrazio come sempre Moreno, ringrazio Ale Asso, ringrazio naturalmente la mitica Elisa, la nostra super guerriera, ringrazio di chi mi sono dimenticato, gliel'ho detto, vediamo un po', Andrea Biella, Gaspari. Ringrazio Elisa anche per il sostegno al canale con la sub, e approfitto per ricordarvi che potete anche abbonarvi al canale in maniera totalmente gratuita utilizzando il Prime di Amazon, collegandolo qui su Twitch, su Prime Gaming. Naturalmente il rinnovo non è automatico, quindi se vorrete sostenere questo canale lo dovrete rifare manualmente, ma io come sempre dico vi invito e vi esorto a sostenere tutti i canali dei vostri beniamini. Mi sembra di aver detto tutto, quindi il vero bio italiano lo trovate solo su il sito www.ipianibio.it, contattateli ovviamente, seguiteli anche su Facebook, hanno una loro pagina. E quindi io vi ringrazio tutti, thank you so much everyone, merci beaucoup a tous, è stato buono, adieu, ci becchiamo domani. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.